Attenzione, signore e signori, ecco voi, boom! Che tristezza. Cioè, ma dai, ma che schifo. Non, perché, è molto triste. Perché abbiamo scelto di fare questa cosa? Ok, basta però, basta. Troppo. Non è possibile che vai avanti 10 minuti in questa maniera, ok? Va bene. Allora, tutta questa presentazione per Anna a me sembra un po' sprecata. Poi ognuno può vedere la somma. È sprecata, scusa. Beh, secondo me sì, insomma. Siamo stati 3 ore a fare le prove. Sì. È vero. Devo presentare Alex. Sì, sì, beh, Alex avrebbe fatto tutto un altro effetto. Alex è più importante. Ragazzi, adesso è il momento di finirla con queste stupidaggini, perché è il momento mio di divenire, ok? Mostra quindi il mostro. Mostro il mostro di oggi, che è esattamente nient'altro che lui. Ok, Maria, ciao. Il solico, l'unichissimo. E cosa fa? Cosa lui fa? Lui si sveglia dalle sue tenebre e diventa pazzescamente potente. Guardalo, tenebroso. Guardalo. Tutto fashion con i bottoncini viola. Anna, non prendere il mostro. Anna ha rovinato tutto. È bello. Anna ha rovinato tutto. Vada fuori dalla vettura, basta. È terribile, bruttissimo, paurissimo. Cioè, non lo so. Non so se è una sfilata di mostri, non lo so, magari devi avere paura. Cioè, forse devi avere paura. Quanta ne ha? Lo sguardo da psicopatico è sufficiente, ciao. Della vasca da bagno, perché Cico non se lava, come l'ho sanno tutti. L'ho evitata proprio, non l'ho manco vista. L'hai saltata a pie pari. Beh, allora, la mappa di oggi è molto grande, quindi avete un sacco di nascondigli, un sacco di posti dove infilarvi. Ci sono due piani, ognuno dei due piani ha un sacco di ale. Cioè, ma la sotto ovest. Ale pure? Sì, sì, potete andare dovunque vi pare. Ma la sai una cosa? È talmente tutto grande, indovina chi troverei per primo. Vuoi a te, ovviamente, perché ma sei sicuro. Sì, cioè te sei non mi troverai pazzesco mai. Raga, io inizio mai. Io inizio ad andare no, in giro. No, io non ho trovato un nascondiglio. Ok, mi fa piacere per voi. Sto ancora in giro, aspettatemi. Io, a me sembra che siate tutti nascosti, insomma. Sì, no, tutti. Quindi io vado in giro, me ne frega niente. Sì, puoi andare tranquillo, sì, tutti sì, camuffati sì e nascostissimi. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un po'. Qualcuno secondo me si è infilato qui nei bagni, perché penso che qualche cagassotto. Oh, ma è enorme, raga, qua. Avrò. Devi chiedere indizi. Devi chiedere indizi qua. Secondo per forza me, sì, devo chiedere indizi. Allora, Giorgio lo vedo addormentato come la bella addormentata nel bosco. Sì, scusami, stavo cambiando nascondiglio. E chi t'ha detto? Chi t'ha dato il permesso di cambiare nascondiglio? Non eri partito, quindi no, Matteo, no, scusa. Io sono partito adesso, però. Vabbè, ora sono a posto. Estremamente sono a posto. Partito. Allora voglio un indizio, visto che sei illegale. Da me? Ma dici da Giorgio. Sì, da Giorgio, perché di solito trovo sempre prima Cico. Allora, quindi ti posso dire subito una cosa. Diciamo dimmi che ti ho visto negli ultimi 10 secondi. Allora sei qui, sei in quest'area. In sei zona. In zona. Sei mica nel negozio delle armi per caso? No? È un indizio troppo preciso, no? Sei sicuramente qui è allora. È un indizio troppo preciso. Non è vuoi dirmelo? Ma ci sono tanti negozi delle armi. Non avvicinarti, non, so, non avvicinarti al negozio delle armi. Vai no, via, aspetta, fidati di me. Ma c'è Giorgio. Ah! Vabbè, Giorgio, fai schifo però veramente. Ma scusami. Ma scusa, ma allora c'è anche Cico, se Cico non voleva rimanere, non voleva che andasse avvicinarsi. No, no, stai mentendo, fidati, non sono. Te lo dico io nelle vicinanze, nelle vicinanze. Ma perché l'hai detto? Ma Giorgio, ma da che parte stai? Secondo me ti stanno meglio le altre magliette. Le vedi quelle blu? Quelle blu! Quelle blu! Non ti prego! No, raga! Scusate, ma che nascondigli state trovando? Non era buono, non era buono! Pensavo che non si vedesse. Certo, no, non si vedeva, non si vedeva. No, ma figurati, non si vedeva, no? Ma io che ne so! Era un perfetto nascondiglio. Ora vorrei sapere da Cico, perché dimmi lo stesso Cico si è messo in mezzo e ha chiacchierato lì come un inutile Gollum. Perché tu sei un Gollum. Mentre io cercavo qui nel negozio delle armi. Tu non sei nel negozio delle armi, o sono sbaglio? Sono vicino però, ti ho detto che sono vicino, quindi basta, quello del dito te l'ho già dato. Ma sei allora nel negozio di fronte, quello delle televisioni per caso? Perché mi sembra. Vuoi l'indizio? Allora, ti devo dare l'indizio bene oppure devo no, fare un no, po' così? No, un po' così, insomma. Però non devi mentire. Quello è importante. Vicino lì, però non mi ricordo l'area. Però sono, non sono in nessun negozio. Basta. Ma Giorgio comunque fa schifo, è stato preso al posto. Cioè, che schifo, Giorgio. Ma ti. Infatti, sì. Scusami, cioè, boh. Mi hai chiesto l'indizio per primo che potevo fare. Potevi, non lo so, sei sfigato. Ti ho chiesto l'indizio ed ero lì. Ero letteralmente. Magari lì era meglio se non ti spostavi. Infatti, dove eri prima, sicuramente era un posto mi più valido. Ho della mia scelta. Certo, mi perché sei un topo, squittisci allora, che è l'unica il cosa mio che sai fare. È meglio. Non mi ha ancora trovato. Vale che è il ceppato in un posto fermo. Forse si sentiva escluso dall'avventura. Allora ha detto voglio essere cercato anch'io. Alex, allora, sono sicuro che tu sei in un posto poco legale. Mi sembra proprio non ovvio. Non è vero, legalissimo. No, secondo me sei molto poco. Cos'è qua? Nel cinema. Alex, sei nel cinema per caso? No. Cioè, e chi sarà? Non sono nel cinema. Ma chi sarà mai nel cinema?
può essere che c'è qualcuno nel cinema. Cosa sono sti versi? Dai, dai, no, non è possibile però così. C'era qualcuno nel cinema, chi l'avrebbe mai detto? Ma come hai fatto? È gigante questo posto, come hai fatto? Si vedeva il testolone che spuntava dalle sedie. Hai imparato. Senti, questo fatto che abbiamo i capoccioni però non è buono. Ma non è colpa mia, mica vi ho dato io i capoccioni. Voi ce li avete, io sfrutto questa vostra caratteristica e a mio favore dimostro. Non potevo fare altrimenti, non potevo ignorare la tua presenza. Dai, ma che, ma ti sembra un nascondiglio? Vuole un giornalino? Non voglio un giornalino. Non voglio un giornalino. È una mano gigante. Fammi vedere che giornalini hai. Allora guarda, vediamo. C'è aspetta, cos'è che è? Mrist Akiton. Ma che lingua è? Che roba è? Vine. Ah, bellissimo. Là, un giornalino di moda. Molto bello. Là, sì, bellissimo. Intrigante, intrigante. C'è anche gli snacks, vedo. Tipo il sì, le caramelle Meteorite. Oppure Abrabarbasta. Oppure Abracadabra. Ma sicuro che non è tipo dentifricio? Canoibnex, che poi è buonissimo questo qua. E poi bellissimi, c'è bellissimi gli snack, bellissimi. Candy Coolio. Ma lo vuoi prendere, scusa? Ma infatti stai aspettando. C'è anche cosa? L'acqua della Ferragni, Evian, quella roba là. Ma Alex dove è andato? Pezzo di scrotto, non è possibile. Non ci credo. Se l'è filata, se l'è filata. Che schifo. Ma chi mi rimane da trovare? Anna. Ma lui. Io. Ah, no, anche Anna e Alex. Giorgio non stava seguendo lo stesso come video. Non l'hai preso? No, sono scappata. Perché ti ho lasciata non scappare. Non vale scappare. Ah, okay. Non vale così, però. Potevo farlo anch'io, se no. No, perché tu eri bloccato in un cinema. Come facevi a scappare? Era un po' impossibile. Anna, allora, dammi un indizio. Piccolo indizio. Va bene, brava, allora. Sì. Non mi sono mossa dal piano. Non ti sei mai, non me lo ricordo in che piano. E in che piano eri? Al piano di sopra o al piano di sotto? Non mi ricordo. Di sopra. Di sopra. Sì, perché hai presente, no, la mia ascesa con la scalamobile. Sì, 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 sì. Allora, sei mica nei bagni, Anna? Per caso? No, non mi piacciono i bagni, non mi piacciono. Allora, sei per caso? Beh, da qui non è che si può arrivare in tanti. Qui c'è un posto tipo McDonald's. Ah, eccola là. Anna è stata presa. Anna è stata sturata. Ma dai, volevo farti tipo la cosa salve che pane. E invece non hai fatto in tempo perché il mostro ti ha accolto in un gelido abbraccio. Lo che stesso. Paura, ma io sei scemo. Ma sono invisibile io per caso? Sì. Interessante. Io credo di aver visto qualcosa di giallino in realtà, quindi non sono sicura. No, non sei invisibile, non sei invisibile. Allora lo divengo subito, perché non si può mica. E Cico ti sta boicottando. Cico mi stava boicottando. Non te lo ricordavo. Cico, bene, allora, visto. Stai zitto, sei in time out. Vai nell'angolo dei bambini esclusi, va, piangi bene, e non parlare perché odio la tua stridula voce antipatica. Ma per ora voglio trovare l'ultimo dei miei bellissimi amici simpatici. E cioè l'unico che non è simpatico. Non è vero, poverino. Oh, Alex, non mi troverai mai tanto. Allora, sono dimmi, nascosto. Ti chiederò un indizio purtroppo per te. Ok. Okay, questo sei... indizio è molto tecnico. Oh, sì, sì, molto tecnico. Leggo la scritta North e vedo una cucina. Basta, non posso dire altro. Ok, quindi è nell'ala nord. Beh, è un ottimo indizio, effettivamente. Ma devi capire se è al piano di sopra o di sotto. Allora, secondo me lui è esattamente qui, perché qua c'è un negozio di mobili. Quindi, secondo me, si è insinuato. Lui è attratto dai mobili, dice? Sì, 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 è uno che gli o piace. Dalle cucine. Ma qua c'è il negozio di adult. Aspetta, non andiamo lì. No. È molto non è meglio. Che si è messo lì, secondo me sì. Può essere, perché Alex è uno sporcaccione. No, non si può entrare lì. No, esatto, non entriamo, può entrare. Non entriamo. Bellone. Ah, però qui che cosa? Ah, no, provato. Questo è un altro negozio di armi. Però, scusa un attimo, Allora, i miei occhi di falco vedono una cucina. Quindi Alex si imbuca le profana le cucine di sempre. Sì, 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 Alex è un profanatore di fornelli. Di cucine. Ah, qui abbiamo un'altra cucina, quindi beh, però Alex non c'è. Hai cambiato posto, zozzone? Non vale, Ma come fai a non vedermi? Ma che è invisibile. È invisibile, è invisibile, fuori dalla vettura, basta. Alex, sei invisibile, non ci sei. Ma qua. Sei in quella cucina che io vedo? Non lo so, questa domanda che tu mi fai, non saprei. Ce ne sarà più di una, suppongo. Però tu qui non ci sei. Cioè, io non ti vedo. Se sei invisibile sarò molto arrabbiato. No, non sono invisibile, non sono invisibile. Guarda che sarò estremamente furibondo nei tuoi confronti, al punto da eliminarti dagli amici una volta per la sempre. La cucina è una sola comunque, quindi sei qui. Per forza, perché non ce n'è un'altra. Scusate, voi avete interpretato male il mio indizio o sbaglio? Aspetta, lui ha detto aspetta. A parte la parola interpretare che è venuta un po' male, però è un po' rotta. Un po' rotta. Però effettivamente lui ha detto bene, lui ha detto io vedo una cucina, ma non sono in una cucina.
Quindi lo sporcaccione, io spengo la torcia così lo faccio cagare meglio addosso. Non è in un negozio di mobili. Non è in un negozio di mobili, ma è limitrofo. No, che Alex adesso ci dice che cosa vuol dire la parola limitrofo. Vai Alex, illustraci. Non lo so. Non lo so. Come lo sa? Vuol dire, dai, cosa vorrà dire? Okay, ma ci penso, eh? Sì. Secondo me è vicino, tipo. Bravo, bravissimo, bravissimo. Vuol dire vicino. Quindi il signorino deve essere per forza vicino al negozio di cucine. Però vicino al negozio di cucine c'è solo il cinema. Ricordati che, sì, che lui riesce a vedere anche la scritta Nord. Ma non c'è. Alex si sta boicottando anche lui, però. Aspetta, aspetta. Allora, tu intanto sei ancora nella zona dei bambini esclusi, quindi torna nella tua tana sporcaccione piena di escrementi di pipistrello. No, ma che schifo! Detti anche guano, eh? Questa è la cultura che vi insegna la Ionio Bravo. Quindi, Alex, un altro indizio da te, perché sembri essere celato molto bene. Sei al piano di sopra o al piano di sotto, per caso? Sono al piano di sotto. Quindi è vicino alla cucina. Oh, senti, ascolta, figlio dei fiori, io sono esattamente dove tu hai detto, perché la cucina da qui si vede, altrimenti non si vede. Ma tu sei attraverso le pareti e sei nascosto e ti sei buggato da qualche parte. Io sono in una vetrina. Ascolta, la cucina è qui. Cucina a nord, io non ne ho viste altre. Giorgio, dall'alto della tua ignoranza. Niente, non lo trovo. Ma guarda tipo il negozio di fronte a quello della cucina. Ma non è che gli sono passato tipo... Non c'è, non c'è niente. Ma aspetta, forse no, di qua. Aspetta, aspetta, forse ho capito. Trovato. Trovato in che senso? Non ti vedo. Lo so. Lion. Ma io vedo dove sei tu. Parlami. No, perché io so. Ma tu non saprai quando io ti troverò. Perché ho intenzione di farti prendere una bella paura. Perché il posto dove tu ti eri infilato è molto, molto illegale. Ma quindi fai? Adesso io e te staremo tutti fermi. In modo che tu non possa sapere quando la morte arriverà a raggiungerti. Io ti dico soltanto, Alex, che ben presto tu morirai. Ma tu non puoi sapere quando. Poverino. No, deve soffrire, deve soffrire le pene dell'inferno. La porta si apre, chissà se sarò entrato adesso o forse no. E facciamo una musichetta tipo lo squalo. No, basta, basta. Alex, forse adesso potrei essere entrato o forse no. No, non puoi uscire dall'avventura, devi rimanere nell'avventura. Devi rimanere nell'avventura. È stato molto bello. È stato molto bello, ha sofferto. Adesso, per il secondo round, allora ci troviamo tutti quanti qui. Vedete dove sono io? Al piano di sopra, qui, nella zona est dove Anna ha fatto la sua uscita in scena. Bravo, Cicco, sei bravo. Ecco, salve. Anche eccomi qua. Giorgio mi si è... Eccomi. Ascolta, ma se tanto ti piace compenetrarmi con... Cioè, compenetrarti con me, ti informo che ti mando la polizia a casa per molestie. Non mi piace per niente, è la cosa meno preferita. Invece se... Allora, la cosa più preferita è infilarti l'ignomia mia punta. Quella seconda... l'ignomia mia punta, basta. A lui gli piacciono tanto. Ma fanatico l'ignomia punta. Io nego. Ma cosa neghi? Ci sono prove audio di te che dici che sei il fan numero uno dell'ignomia mia punta. Bene, per questo secondo round il mostro diventerà Cicco. Io non è vero, non è vero, Cicco. No, no, no. Ma scusa, perché non mi è piaciuta la tua reazione? Troppo entusiasmo, potresti essere inaffidabile. Ero felice. Allora sarà Giorgio. Wow, no, no, sono anche scottato. Ma no, 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 no. Anche scottato. Allora sarà Alex Nautz. Sì. E invece sì. No. Come troppo no? Poco, assolutamente, troppo poco entusiasmo, non va bene. Vergognati, shame on you. La sarà la spina. Che cos'è? La spina! No, non sarà. Non sarà nessuno. Fate schifo, scusate, non è possibile. E cosa chi è? Sarete. No, no, tutti hanno un disastro. Io dovremmo prendere te. Aspetta, io e un altro. Io e Giorgio contro te. Voi tre, ok? Allora, okay. Dai! Accetto forse le vostre lamentele, Cicco, non lo so. Cioè, ti sembra. No, che... però, okay. Giusto detto. Alex, forse. Non posso presentarla la mia lamentela. Allora, adesso ti metto in contatto con la mia segretaria. Premo il numero uno, ecco. Ok, puoi parlare con. Sono io. Allora, la segretaria la faccio io, tua sorella in carriola. No, vediamo di. Perfetto. Allora, sono io, sono Priscilla, mi dica pure, signor Lion, segretaria, dica la sua lamentela. Grazie. La mia lamentela è perché ci sono due. Io non mi interessa più. No, no. Segretaria Priscilla. Bene, allora, dateci. Oh, mettetevi i mostri, imbecilli, cosa state aspettando? Noi mostri, ma noi siamo voi i mostri. Sì, voi due, dalla cosa categoria. Sono due. No, dalla categoria Fupr Unv, tutti e tre. Allora, vi dico io cosa. Fupr Unv. Anna Cicca, Cicco va bene, quello là. E Alex, ok, vabbè, no, siete veramente. Vale, no, mamma mia.
Italia. Ormai te lo tieni, perché se cambi ti apro in quattro. Allora mi raccomando, bravi, attivatevi. Ok, Giorgio, sei pronto? Fuggiamo. Faccia al muro, schifosi. Faccia al muro. Faccia al muro, così, spraft. Bene, Giorgio, vieni con me. Ma io comunque non avevo capito, pensavo che saremmo stati noi i mostri. Complimenti, vedo che la comunicazione tra noi vedi, è punto era forte. Un errore proprio comune di tutti noi. Sì, Cicco, se fai un'altra volta che fai l'urlo del mostro ti stacco le gambe. Scusa, non urlo più, non urlo più. Sarà meglio. Chi è che l'ha fatto adesso? L'ha rifatto lui. No. Io no, sono stata io, scusate, ecco. Ho sbagliato pulsante. Ti secchi le mani magari un giorno di questi? Tutte cosa ne dici? Tutte due seccate, poverine, hanno bisogno di essere innaffiate. Vieni, Ciorcio, ti ma illustro. Questo non è un buon posto, no, per niente, per niente. Però aspetta, adesso vieni con me, guarda, okay, hai capito? Qua sotto. Bravo, vieni. Arrivo. Ti illustro, perché qua c'è un posto che secondo me non ci troveranno mai. Vieni. Ma l'hai trovato prima? Sì. Vieni. No, non qui. Ma è buono, fidati. Ma sono tutti collegati qua. Ma se noi ci mettiamo così, siamo invisibili? Che dici? Mettiti sì. Tu, ti dico bene. Come si vede? Invisibili in che senso? No, allora, stai zitto, ti ho interpellato. Basta che non sia illegale. Non è illegale. Sicuramente è illegale. Questo è un po' illegale, lo è. Aspetta, no, Giorgio va benissimo, però voglio che stiamo in due posti diversi. Ecco, esatto, proprio questa qua. Perfetto, Giorgio. Siamo arrivati, basta. Allora, potete cercare, mi raccomando, onestà, la prima cosa, ok? Quindi noi siamo onestissimi. Noi siamo stati letteralmente questa volta onesti, perché il nostro posto è completamente raggiungibile. Quindi se voi non ci trovate, vi informiamo che è un problema vostro. Giorgio, dateci un indizio. Assolutamente non è il momento di iniziare. Vabbè, è già un po' presto per l'indizio. Bisogna che voi, insomma, troviate prima dove dovete andare. Poi dopo riceverete qualche indizio, ma non assolutamente così. Io ho controllato i bagni del piano di sopra. Delle piscettine, nessuna traccia. Piscettine? Noi siamo le piscettine. Siamo noi? Siete delle piscettine. Giorgio è sicuramente una piscettina. No, questo è ovviamente falso, no, io sono coraggioso e ma fortissimo. Ma cosa stai dicendo? Adesso ti canto la tua canzone della piscettina. No. Questa è la canzone di Giorgio la piscettina. Non mi rispecchia per niente. Sì, proprio è perfetta per te, proprio sì, perfetta. Sì. Oh, ma Alex è mutato, cos'è successo? Allora, addormentato? Io ho controllato il negozio delle tende, non ho trovato niente. Bravo. E anche quello delle armi sotto. Ok, noi ovviamente non cambieremo nascondiglio perché siamo delle persone oneste, giusto Giorgio? Ovviamente. Che bravi, mamma mia, mi commuovo quasi a grazie, sentire questa grazie. Cosa. Grazie, vedi, siamo estremamente, la nostra onestà è... Giorgio, ma dai scusami, ma non è che è troppo buono e dovremmo dargli un indizio? Ma guarda, io ti dico la verità. Sono stato assaltato da un dubbio. Ok, qual è? Un po' di tempo fa, ora non diciamo né chi e né quando. Ovviamente. Un po' di tempo fa, uno dei mostri, in generale, femmina o maschio, farci visita. È venuto nella nostra area. L'abbiamo visto, diciamo così, ecco. Che ho colore era? Ho sentito la parola maschio. No, ho detto né femmina né maschio. Ho detto uno in generale. Non sto dando ulteriori indizi. No, no, ma vi siete rotti. Avete messo un materasso. Allora, prima di tutto allora, qualche divano. Cicco, prima di tutto il microfonino fuori dall'esofago. Perché non si, non si usa per ciucciarlo, ma per parlarci dentro. Giusto per darti un'informazione tecnica, come sempre, anche la tastiera si usa per scriversi e non per mangiarla. E il mouse, anche se si chiama topo, non si usa per mangiare, per dar da mangiare gatti. Questo perché Cicco ha delle difficoltà nell'utilizzare le sue di solito non lo capisco, ma devono spiegare. Sì. Anche l'aspirapolvere si usa per aspirare la polvere per terra, non per infilarci dentro altre cose. Ma lasciamo perdere. Ho controllato il garage del meccanico, non c'è nessuno. Va bene, noi non vi diamo nessun indizio per il momento perché siamo 2 contro 3, ci mancherebbe altro che vi diamo pure degli indizi. Datevi una mossa perché insomma, qua ci stiamo anche annoiando, quindi siamo per favore. Siamo troppo forti, siamo rotti. Molto forti. Mi dispiace per voi, ma non ci siamo neanche rotti perché non abbiamo piazzato niente. Non ho trovato niente. Non abbiamo acceduto a luoghi illegali, non abbiamo costruito barricate per strane. Per una volta non abbiamo piazzato blocchi e niente. Siamo stati completamente legali e voi state facendo schifo perché non ci state trovando. Quindi mi sta facendo male la testa. Che se ne frega, colpa mia, scusa. Sì, perché ti sei ascoltato troppo bene. Piangi. Se piangi, magari esco. È un pianto vero questo. Proviamo a muggire, magari se muggisci. Vedi, molto bello, molto. Sì, l'indizio però. Alex miagola, vediamo se magari mi. Oh, oggi ha miagolato! Incredibile! Questa volta è un bel miagolino. Ha uscito mi sono messo miagolino. Davanti allo specchio 3 ore per trovarlo. Come? Proprio come Giorgio quando squittisce. Sì. Poi fanno insieme. Miau, squitto. No, basta, sta andando No. Dicevamo quindi, no, noi siamo, vi do un indizio quindi perché siete stati bravi. Siamo in un posto che ha una caratteristica speciale. Ok, questo okay, posto. Ok, sentiamo. Quale? Allora,
E tu, Giorgio, ti ricordi se era al primo piano o al secondo piano? Perché non me lo ricordo proprio. Sotto, siamo sotto. Sotto, al piano terreno, prima di tutto. Questo qua è un indizio. È la caratteristica, va bene? La caratteristica, da dove è il luogo che noi abbiamo selezionato per questo nascondiglio impenetrabile, noi possiamo vedere delle materiale mimetico. Del materiale mimetico. Possiamo vederlo, possiamo vederlo. Non è detto che ci siamo dentro o sotto o vicino. Però dalla nostra posizione possiamo vedere questo materiale mimetico. Cosa è successo? Ho sentito un rumore. Bene, sono qui intorno. E l'ho trovato. Allora, Alex è morto in questo incidente di percorso. Ma tu, Lion, non si assicuro. E invece sì, Giorgio. Sei qui in mezzo alle scatole, le risorse, le palle di fieno. Le palle di fieno. Io sono lontanissimo. Sono celato, nascosto in un'altra zona completamente diversa. Perché sono intro. Mannaggia te. Totalmente illegale. Ha cliccato a caso. Non è vero, c'era il cucuzzone che ci provare. Ti posso assicurare completamente che il tuo contro usciva... la legge. Sto chiamando la polizia FBI Open Up. Sì. Ehi, Anna, come ti sei permessa? La tua testa è uscita. Ma cosa ho fatto io? Turpi degeneri. Turpi siete. Figli del demonio. Perché ma avete un amico? Quando mai? Chi c'è lì nel vetro? Chi c'è lì nel vetro? Quello cazzo di Alex Nauz. È Anna. Deve soffrire, Anna, perché mi ha trovato illegalmente. Ma ti faccio vedere, si vedeva. Andiamo a controllare allora. Vediamo se sarai in grado di riscattare la tua reputation. Perché secondo me no. Guarda, vediamo, forza. Guarda, perché sei dentro di me? Lo sta vizio di compenetrarsi. Allora, forza. Guarda. Guarda. Beh, sei invisibile, non è possibile. No. Tu eri così. Menti. È vero, da un lato non sì. Non è vero. No, così non ero. Però effettivamente guardando un po' così. Io l'ho visto il cucuzzone, sono sicurissima. Si intravede qualcosa effettivamente. Giorgio era e più facile invece. Ci sono passato 10 volte. Però tu, come tutti sanno, tu hai gli occhi un pochino fallati perché vedi soltanto i panini. Quindi praticamente il carretto degli hot dogs non c'hai trovato. Vabbè, non importa, sei stato bravo lo stesso. Allora io direi che per questo episodio possiamo concludere qua. E l'importante è che Cico non si lava. Questa è proprio la cosa del giorno. Mi sono lavato prima con la vasca. Non è vero, ma non c'era l'acqua. Comunque mi sono lavato. No, non ci si lava senza l'acqua. Scusa, non si può fare. Vabbè, per questa volta è tutto. E da Lion, Anna, Giorgio, Alex e Cico, out. Ciao.